In seguito a un intervento a cuore aperto che ho subito recentemente, sono rimasto molto colpito dall'idea che il corpo possa conoscere cose che la mente ignora. Questo pensiero fa parte di un'antica curiosità che ho sempre avuto nei confronti dei sogni. Da dove vengono e perché? Il corpo conosce l'intero processo e vorrei che fosse chiaro che il corpo non è semplicemente un nuovo termine per indicare l'inconscio. Il corpo ricorda il trauma della nascita. Registra nei muscoli, nella sua forma, nella sua fisiologia, avvenimenti della nostra vita che noi abbiamo dimenticato o dei quali addirittura non siamo mai stati neppure consapevoli. Il corpo è in grado di ricordare anche la morte psicologica di un'anestesia generale, quella specie di suicidio o di omicidio durante il quale il tavolo operatorio diventa un'esperienza solamente corporea e l'intero processo vitale viene profondamente alterato. Le mie 4 ore di morte durante l'operazione a cuore aperto mi hanno lasciato un profondo vuoto da colmare. Il mio cuore non ha battuto per 2 ore e il mio cervello non si rendeva conto di tutto questo. Io posso solo farmelo raccontare, ma il mio corpo sa. Era lì. Partecipava. Mentre la mia mente si risvegliava lentamente, io diventavo sempre più cosciente dell'ineluttabile panico connesso con l'esperienza della morte e percepivo dolorosamente l'imminente ritorno al mio ecosistema. Sentivo che mi stavo dissociando dal mio legame culturale con la vita. Dopo i primi 7 giorni che seguirono questo delirio paranoide di 6 ore, tornai a casa e passai 3 giorni di totale euforia. Prima l'euforia psicologica di essere resuscitato, poi quella fisica, come se il corpo avesse scoperto di essere ancora vivo. Seguì un periodo creativo di 24 ore, una specie di fuga di idee di tipo maniacale, caratterizzato da una crescente estasi per la vita e dalla presa di coscienza del fatto che la vita poteva diventare, e in un certo senso già era, una schiavitù. Rendermi conto che per me io ero la cosa più importante, fu un'esperienza assolutamente unica e del tutto nuova. L'incertezza che mi aveva accompagnato per tutta la vita ora sembrava meno condizionante. Sentivo che il mio sistema di valori poteva cambiare, anche se non sapevo ancora in che modo. Mi chiedevo da dove provenisse la forza che sentivo.
come facesse lo stress ad agire, a espandersi, a esplodere. Mi chiedevo, e adesso? Avevo una percezione diversa del tempo, un senso di pienezza mentre i miei impulsi suicidi si erano molto affievoliti, come se quelle 4 ore durante le quali la mia mente era morta avessero restituito al mio corpo la capacità di decidere se vivere o morire. Col passare delle settimane cominciai a sentire che il mio corpo e la mia mente stavano ricominciando a lavorare insieme. Per molto tempo il mio corpo aveva svolto il ruolo dominante, mentre la mia mente era rimasta inattiva, come se il corpo si stesse in qualche modo vendicando per quella morte psicologica che mi aveva privato della consapevolezza e della responsabilità psicologica di vivere. Nelle settimane seguenti, il mio corpo divenne sempre più disponibile a condividere le proprie conoscenze col sé psicologico. Potevo addirittura percepire la sua rabbia accumulata e il suo desiderio di rivalsa.